È stato il Comitato San Timoteo ad ispirare ed organizzare l'incontro specifico su quale sanità nel Basso Molise, invitando i massimi esponenti ufficialmente in Consiglio regionale le linee programmatiche del riordino del sistema sanitario nel territorio dell'intera regione. Sono 2 anni e mezzo che lavoriamo. Le linee programmatiche del riordino del sistema sanitario. Il tavolo tecnico finalmente condivida con noi questo percorso di riorganizzazione. Oggi diciamo che la parte di programmazione mi auguro sia completata, nel senso che abbiamo un documento condiviso dal Ministero della Salute, siamo pronti a recepire suggerimenti migliorativi rispetto al documento stesso, sempre che chiaramente i suggerimenti siano ad invarianza di spesa. L'auspicio, penso di tutti, è che si parta adesso con le misure strutturali. Finita la programmazione, adesso bisogna realizzare tutto per dimostrare ai cittadini che abbiamo effettivamente riorganizzato la sanità in termini soprattutto di qualità, appropriatezza ed efficienza. Sul San Timoteo ci siamo impegnati a mantenere tutte le discipline oggi presenti. Con questo obiettivo siamo qui a non raccontare o impegnarci a fare qualcosa, ma a leggere e verificare quanto abbiamo detto, sia in occasione degli altri incontri con il Comitato, sia nei ripetuti incontri in Consiglio Comunale. Il Vietri diventa, come abbiamo detto, ospedale di comunità. Abbiamo spiegato quali sono le discipline presenti in un ospedale di comunità, che cosa significa per noi in particolar modo, chiaramente in una struttura di ospedale di comunità, la chirurgia anche complessa per quanto riguarda il reparto di oculistica, confermando e rinforzando le discipline riferite al territorio.